Fuori si gela e qui fa caldo. Appena esco mi viene un accidente. E vedi di non farti prendere nessun accidente, che mi servi viva. Altrimenti come farei senza di te? Dottor! Mannaggia che siete sposato, se no... metto la candela? Va bene, qua è tutto pronto. Che faccio? No, Anna, vai pure, che è tardi, grazie. Ci vediamo domani. Ma a me dispiace lasciarla da solo. Ah, non sono da solo. C'è anche Cézanne con me. Comunque, riso, patate e cozze l'ho messo nel forno. Speriamo che non tardi, se no... Tranquilla, Anna, sarà buonissimo come al solito. Poi tornerà prima o poi. Come dite voi, dottor. E auguri. Pronto? Buonasera, sono Ines Bonté. Scusi l'ora, dottore, ma è urgente. Non si preoccupi, signora, è il mio lavoro. Matisse sta partorendo. Sia tranquilla, 10 minuti e sono da lei. Brava Matisse, brava Matisse. Grazie dottore, scusi la fretta ma sono sola qui e non so proprio come cavarmela. Credo che ci siamo. Non mi ci abituerò mai. Oui, è il miracolo della vita. Grazie mille per quello che ha fatto questa sera. Nicola, posso chiamarla per nome? Certo, ma diamoci del tu. Anche se sentirsi chiamare per nome delle volte risulta un po' strano. Io vivo qui da solo e per tutti sono solo il dottore. Vivere da solo è un po' così. Da una parte godi dei silenzi e dall'altra affondi nei vuoti dell'assenza. Anche di sentir pronunciare il proprio nome. C'est la vie, Nicola. Io invece stavo pensando che sono ormai 3 anni che vivo qui. Sembra ieri. Sarei ormai di casa? Sì, ci sto bene qui, ma non conosco nulla di questa terra, la gente che ci vive. Ho lasciato la Francia per seguire la mia passione per i cavalli e il maneggio, tutto ciò che conosco. Incredibile, eh? Sì, ma possiamo rimediare. Posso farti da guida se ti va? Io ne conosco gli angoli più suggestivi. Non puoi immaginarti l'incanto di questa terra. 3000 anni di storia. La terra dei Messapi, giusto? Giusto. Qui è tutto sospeso, come in un delicato equilibrio.
Penso che chiederò a Anna di mettere un po' di... ti accenderò un po' il camino, giusto per avere un po' la casa calda. Pensi proprio a tutto tu, eh? Ci provo. Metto un po' di musica? Ah sì, hai la pizzica? Fame? Sì. Sento un profumino di mare. È-t-il possibile? Sì, Anna ha preparato un riso, patate e cozze al bacio. Sei proprio fortunato ad avere qualcuno che si occupa di te. Già, perlomeno posso avere modo di prendermi cura di qualcun altro. E se domani andiamo al mare? Andassimo al mare. Beh, potremmo andare a San Pietro Vernotico, se ti va. San Pietro Vernotico. Prima però passiamo per Francavilla Fontana, la città dei Siciliani, sì. Poi verso Torchiarolo. Modugno, volare. E c'è il mare lì? Vedrai che sorpresa, una torre di avvistamento in mezzo a un mare di ulivi. Va bene, mi hai convinto. In Puglia c'è il mare ovunque. Per me? Buona. Ci vorrebbe un po' di pepe però. Resti qui stasera? Chi lo sa? Thank you.
Devo dirti una cosa, ma non so da dove cominciare. Torno in Francia. Ma come torno in Francia? Che cosa vuol dire? Dico che sono anche una figlia, Nicola. E loro stanno invecchiando. E dopo potrebbe essere troppo tardi e non me lo perdonerei. Ma non ti mancherà tutto questo? Sì, mi mancherà e come. Questa terra mi ha accolta, coccolata. Mi ha stupita. Mi piace tutto qui. Il mare trasparente, la terra rossa, gli ulivi, il profumo degli agrumi, la gente. Mi mancherà tutto qui. Il maneggio, Métis. La cucina di Anna. E mi mancherai tu, dottore. Non tornerai più, eh? Non lo so. Il tempo che ci vuole. Magari invece tornerò presto. Amore, scusa il ritardo. Lo so che sei arrabbiato. Non mi hai risposto al telefono. Siamo insieme da 30 anni. Un po' dovresti conoscermi. Anche tu però. Credevi che mi ero dimenticata del nostro anniversario? Che mi fossi, vorrei dire. Dovevo capirlo fin dal primo momento che eri un rompiscatole. Ma anche un gran romanticone, Nicola. Posso chiamarla per nome, dottore? Sentirmi chiamare per nome da te tutti i giorni era l'unica cosa che volevo dalla prima volta che ti ho vista. Nicola, Nicola, Nicola. Dai, Fiamma ci ha preparato un riso, patate e cozze al bacio, come piace a te. Andiamo, andiamo, Cézanne, andiamo a festeggiare. E qui le tradizioni sono una cosa seria.